Amiche e amici di Iceberg, buongiorno, benvenuti in questo nuovo appuntamento con il nostro approfondimento quotidiano targato Alghero Channel. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Nina Ansini, buon pomeriggio. Grazie, anche a voi. E qua come in qualità di presidente della prima commissione consigliare. Oggi faremo una chiacchierata su quello che ha fatto questa commissione, quali sono le competenze e anche qualche domanda di politica. Con moderazione, perché io sono di parte, quindi sicuramente esprimerei un parere a favore. Ok, sigla e dopo partiamo. Panetteria Sardà, ortofrutta di Anna Maria D'Aprea, macelleria equina di Giovanni Secchi, ortofrutta da Giovanni, pescheria di Pier Nicola Ricci, il Pozzo dei Desideri di Donatella Morittu, macelleria Fratelli Contini, pescheria di Ruggiu Daniele, la piccola bottega del gusto di Salvatore Casu, pescheria Ricci di Salvatore Sghirru. Expert, quando vuoi di più. C'è l'Orange Christmas con sconti fino al 40%. Notebook Acer con Core i5 di decima generazione a 599 euro. Enodolciaria di Domenico Dettori. Vini, liquori, prodotti tipici della Sardegna. Ad Alghero in via Ambrogio Macchin 55. Si effettuano spedizioni e consegne a domicilio. Allora, dottoressa Ansini, partiamo subito. Certo. Innanzitutto ricordiamo che cosa sono le commissioni. Allora, le commissioni consiglieri, sono praticamente una articolazione del consiglio che ha funzione di verifica preliminare degli atti del consiglio, cioè di tutto quello che verrà messo all'ordine del giorno dei consigli. E però, oltre ad avere questo compito di verifica preliminare degli atti, ha anche un compito che magari tutti non conoscono, di verifica sullo svolgimento dei programmi che l'amministrazione si è data. E lo possono fare sia in forma autonoma, cioè come iniziativa personale del Presidente o comunque di qualche membro della Commissione che lo propone, ma anche su indicazione del Consiglio stesso. Io sono Presidente della prima Commissione consigliare che si occupa, che tra le competenze ha gli affari generali e istituzionali, e anche il personale, i regolamenti, i problemi dell'immigrazione, le pari opportunità, insomma un pacchetto abbastanza ricco. Diritti degli animali, leggo. Diritti degli animali, leggiamo per non tralasciare nessuno. Rapporti istituzionali, rapporti che è una cosa importante. Gemellaggi, problemi delle comunicazioni, società partecipate e informatizzazione. Abbiamo il problema purtroppo che siccome i membri di commissione sono impegnati in più commissioni, perché la mia è la prima ma ce ne sono ben 5 di commissioni, a parte quella poi di garanzia. Controllo e garanzia, che si riunisce giovedì 12 agosto, sì. Beh, e agosto, altre competenze sue specifiche. Quindi c'è la difficoltà tra impegni di lavoro, impegni istituzionali di consiglio, di trovare la possibilità per tutti di presenziare alle varie riunioni di commissione. Come prima commissione abbiamo già preso in considerazione a parte una questione di abbiamo siglato la abbiamo dato la possibilità al Consiglio di siglare la convenzione per avvalersi della collaborazione del segretario generale Pierino Arro e una convenzione con la provincia di Sassari, poi l'abbiamo portata all'attenzione del Consiglio ed è stata licenziata con parere favorevole. Poi abbiamo messo mano, per così dire, al regolamento per il servizio di economato e provveditorato, che si occupa principalmente di tutte quelle che sono della cassa contabile, diciamo, del comune, di tutte quelle che sono le spese che il comune va a fare, oppure anche offerte di servizi particolari. E abbiamo dovuto mettere mano in primis a questo regolamento perché il precedente datava 1996, quindi l'abbiamo adeguato alla normativa vigente, in particolare al TUEL, cioè che è il testo unico delle leggi per il coordinamento degli enti locali. E, abbiamo potuto individuare con questa commissione la possibilità di nominare un economo comunale con delle responsabilità, dei compiti e dei limiti ben precisi, naturalmente sempre sotto la vigilanza del dirigente del settore, in modo da poter semplificare tutte quelle che sono azioni legate proprio al servizio di provveditorato ed economato.
E poi abbiamo anche preso in esame proprio ieri la costituzione, la regolamentazione del tavolo permanente per il turismo, che è una cosa promossa dall'assessore di Gangi, che sarà all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Era già stato esaminato dalla giunta e quindi il passaggio successivo competeva alla prima commissione, e ieri ci siamo riuniti, anche quello è stato licenziato con parere favorevole. Praticamente questo tavolo permanente del turismo è una sorta di consulta, come dicevo, che mira come obiettivo a quello di dare più forza al turismo. Naturalmente valorizzare di più la città di Alghero e tutto il suo territorio, e questo obiettivo intende farlo con questa consulta, cioè interagendo l'ente, il pubblico con il privato. Quindi ne faranno parte di questa consulta vari enti, e poi naturalmente ha solo parere consultivo, ma comunque decisionale rispetto comunque si può comunque in questo modo far sì che tutti collaborino, che ci sia una programmazione più specifica, un sistema organizzativo più incisivo, in modo da proporre questa offerta turistica in maniera competitiva. E questo poi naturalmente anche un risvolto, una ricaduta socio-economica non indifferente, a vantaggio di tutta la cittadinanza. Venerdì scorso si è svolta anche l'incontro con promosso dall'assessore Pilas, con gli architetti, insomma i protagonisti di quelli che devono essere, quelli che sono i protagonisti del futuro sviluppo urbanistico della città. Noi eravamo presenti, abbiamo fatto anche uno speciale, e leggo qua tra l'altro informatizzazione. Ecco, l'assessore Pilas ha promosso l'inizio del processo di digitalizzazione di tutte quelle pratiche edilizie prima dell'avvento del SUAP, perché con il SUAP sono già ormai digitalizzate, però il Comune vuole digitalizzare tutte le pratiche all'avvento del SUAP. E la spesa lì, che è stata stigmatizzata dall'assessore Pilas, va intorno ai 400-500 mila euro. Voi ne avete già parlato di questa cosa? Oppure no, non siamo ancora stati investiti di questa proposta, dell'assessore Pilas. Abbiamo in corso invece, in collaborazione con la segreteria generale, un adeguamento dello statuto del comune di Alghero, e poi anche con la presidenza del consiglio. E quello credo che sia intorno al 2000, adesso non vorrei darle un anno a 19 non anni. E poi anche con la presidenza del Consiglio per dare per apportare delle modifiche al regolamento del Consiglio Comunale, in modo da snellire i lavori del Consiglio, che molte volte sono pallosi, lo posso dire? Lo sappiamo. No, perché naturalmente essendo regolamentato meglio, questo facilita anche il lavoro per tutti, non solo per i diretti interessati. Ecco, leggo qua un'altra delega importante, che è i rapporti istituzionali. Le ripeto, noi adesso siamo in carica da 4-5 mesi, quindi la difficoltà, ribadisco, è stata quella proprio di cercare di riunirci tutti sistematicamente. Quante volte vi siete riuniti innanzitutto? No, praticamente 4 volte. 4 volte, più o meno come gli altri. Ma perché appunto ci sono altre commissioni che hanno per loro competenza in esame alcuni sempre atti amministrativo-politici, e quindi che devono andare avanti, per cui essendo poi a rotazione i membri, magari a volte anche membri di più commissioni, c'è la difficoltà a conciliare il tempo da dedicare alla politica e magari anche all'attività privata. Qualche secondo di pausa, dopo proseguiamo. Lotteria Alghero ti premia, estrazione del montepremi finale di 20.000 euro il 20 dicembre. Primo premio in buoni acquisto euro 5.000 e centinaia di altri buoni premi. Potete acquistare i biglietti della lotteria presso tutte le edicole cittadine. Non mancate di acquistare il vostro biglietto della lotteria Alghero ti premia. Onoranze funebri Rumpura. Discrezione, professionalità, rispetto ed edizione. Allora, una domanda tecnica. Quanto durano le commissioni, le riunioni delle commissioni? Hanno un tempo limite? No, oppure non si va avanti? Ci sono tempi predeterminati. Fino all'esaurimento dei punti in esame, cerchiamo appunto di concretizzare al massimo, magari limitando un po' gli interventi dei commissari. Però
diamo democraticamente la parola a tutti in modo da acquisire anche osservazioni che possono naturalmente dare un contributo massimo al discorso, al dibattito. Ricordiamo che le commissioni consigliari sono pubbliche come i consigli comunali, per cui tutti possono, diciamo così, ma non c'è molto pubblico, e devo dire forse perché non c'è una tradizione da parte degli algheresi a presenziare le riunioni. E poi sono importanti anche le perché poi ecco il discorso è anche quello che non è che viene pubblicizzata la riunione della la convocazione della commissione a mezzo stampa come per i consigli comunali, perché per regolamento lo devi effettuare la convocazione 24 ore prima della commissione stessa, e quindi magari non c'è neanche il tempo materiale. Poi magari sono argomenti ecco, che non, magari molti non interessano perché non hanno carattere generale, magari sono cose singole che interessano pochi addetti ai servizi. Ho capito. Parliamo di società partecipate. Abbiamo l'in-house che ancora non è stato nominato il nuovo amministratore. Va al di là di quelle che sono le mie competenze come presidente della prima commissione. Vabbè, ci sono le solite discussioni della maggioranza che dobbiamo comunque non suddividere la fetta. Un nome c'è comunque che avete individuato, però ancora non si è ufficializzato. Non si è ufficializzato. Non siamo come all'esterno può apparire alla suddivisione delle fette della torta. E che ognuno comunque ha competenze specifiche, non può fare tutto una persona, certo. Siccome dobbiamo mantenere degli equilibri politici e siamo più partiti, quindi si sta discutendo sull'opportunità di individuare una persona piuttosto che l'altra, ripeto, non per una spartizione di potere, ma comunque per dare a tutti la possibilità di dire la propria, e l'unione fa la forza. Ho capito. Per quanto riguarda il difensore civico invece? Non abbiamo ancora preso in esame questa cosa, non mi metta a fretta, le cose si fanno con calma. No, no vabbè, veramente, ecco. C'è un sacco, ripeto, di deleghe qua le devo fare domani. Sì, no, ma infatti anche io mi sono stupita quando sono andata a riguardarle queste deleghe, perché è un bel pacchetto che dà possibilità di operare proficuamente anche con una Con tutte queste deleghe vi dovreste riunire cinque volte al mese. Siamo nella prima fase dell'amministrazione, proprio i primi mesi amministrativi. Abbiamo, e non è un'opinione di parte, ma è comunque la realtà delle cose, siamo saliti su una macchina un po' sfasciatella, diciamo. Quindi adesso siamo nella fase di revisione di questa auto, abbiamo rimesso le ruote, il volante, c'è ancora il motore che comunque deve essere un po'... I dirigenti ne manca solo uno, credo, all'appello. No, credo tre. Perché non so, dovrebbero essere sette, se non ricordo male. Non mi faccio delle domande così. Per me hanno poca importanza queste cose. Le faccio le domande che si fanno i cittadini. L'essenziale è che, vabbè, ma poca cosa può interessare alla persona che siano sei o sette dirigenti. L'essenziale è che la macchina funzioni. Sì, certo, ma sai cos'è? Siamo al motore. La percezione che noi lo vediamo, lo tocchiamo con mano perché siamo tutti i giorni in giro. Facciamo anche queste trasmissioni di approfondimento per dare una mano alle persone a capirlo un po' di più. C'è questa percezione, non dico diffusissima, però che questa amministrazione vada un po' a rilento, però insomma è tutto giustificabile dal fatto che siete entrati in carica e avete avuto davanti una stagione, la stagione estiva, che ad Alghero rappresenta un aumento dei problemi della tra alghe e tutto il resto. Comunque vi state riunendo, state lavorando. Sistematicamente squadra... facciamo delle riunioni di maggioranza in cui ci confrontiamo, in cui magari ognuno evidenzia quello che ritiene come prioritario nel potergli dare soluzione. No, diciamo che c'è un buon clima, devo dire. Io così, vabbè, Voto vi date a questa squadra a questa giunta? Devo dire che sinceramente non conosco personalmente tutti i componenti di questa nuova maggioranza. Io ho rivestito cariche assessoriali, quindi mi occupavo, vabbè, in consiglio comunale avevo avuto un incarico forse 30 anni fa, quindi non me lo ricordo neanche, e poi ho rivestito incarichi assessoriali, per cui è un'altra dimensione, devo dire. Forse ecco il vantaggio nella cabina di comando, chiamiamola così, di regia, non di comando, perché è brutto forse dire comando, è che magari sei più vicino ecco a quelle che sono le esigenze immediate proprio amministrative di gestione del lavoro, degli uffici. Da consigliere comunale è un po' diversa come dimensione, quindi ecco io adesso ho accettato volentieri questo incarico, perché comunque io intendo dare il mio contributo anche se non sono nella cabina di regia. Vabbè, è tanti anni però, comunque, ecco, che mastica politica. No, ma infatti vabbè, per quello sì, però devo dire che comunque ci stiamo dando da fare. Voto mi ha chiesto? Diciamo un buon 8. 8 più. E non è di parte?
No, io adesso faccio il medico, per cui prendo le cose proprio realisticamente. Ascolti, e per quanto riguarda il, perché questo è un tema molto sentito, i diritti degli animali, che cosa consiste esattamente questa delega? Vabbè, qui c'è tutto un altro, se ne è occupato anche, perché comunque come ambiente e la competenza, perché rientra un po' in quelle che sono le competenze dell'ambiente, so che il consigliere Mulas ha già, io non ho potuto presenziare per impegni professionali, ha già dibattuto questo tema, cioè con il benessere degli animali, in una sua commissione, però non ho potuto partecipare, quindi non le so dire di preciso come si sia sviluppata al suo interno la discussione. Comunque c'è uno spiccato senso animalistico. Insomma, una delega scritta diritti degli animali, già importante che... Il problema è che qui dobbiamo raccordarci un po' con... Naturalmente i diritti degli animali vengono salvaguardati quando c'è la disponibilità finanziaria per poter supportarli in maniera adeguata. E qui dipende anche da finanziamenti regionali, perché comunque credo che almeno quando io ho rivestito la carica di assessore all'ambiente, credo che ci siano tuttora i finanziamenti per la lotta al randagismo, e da lì poi che si attinge proprio per... Abbiamo avuto già un incontro con l'assessore, e ho presenziato anch'io con l'assessore all'ambiente, perché c'è una persona che vorrebbe, interessata a costruire un canile qui nel, diciamo, un nuovo canile? Un nuovo canile. Però siamo ancora nella fase di... Sì, perché quello di Sant'Anna Palma esplode, sì, nel senso è strapieno. E quindi, però... Comunque state ragionando per un nuovo canile. Sì, come lei ben sa, dal pensare poi al realizzare c'è un percorso molto lungo, quindi non voglio anticipare nulla per non... È un privato che ha proposto di fare... È un privato che ha proposto la costruzione. Noi dovremmo supportarlo con adeguamenti strutturali, insomma qualcosa di collaborativo con l'amministrazione comunale. La famosa spiaggia per i cani che è stata fatta a fine estate dell'anno scorso? Quella, ripeto, non rientra nelle mie competenze, non è stata un po' abbandonata a se stessa. Ma lì anche perché secondo me non c'è la cultura qui del... Quella era stata fatta inizialmente, almeno io mi ricordo, per dare un input così a livello turistico come richiamo per le persone sensibili al problema degli animali, che quindi avrebbero trovato un servizio in più a livello locale in funzione del turismo. Adesso è stata un po' abbandonata, credo che si rientri nel riordino poi di tutto quello che abbiamo in programma. Siamo ancora nella fase iniziale, lei vorrebbe che noi fossimo però è stato preso in esame anche quello, ecco, non è diretto a mia competenza, però ho sentito che... Leggo un'altra cosa interessante qua, un tema di cui un famoso personaggio politico ha costruito la sua ascesa politica, problemi dell'immigrazione, cioè che tipo di problemi dell'immigrazione? Cioè, in che cosa si inquadra questa delega? In comune il problema dell'immigrazione? Ripeto, non abbiamo ancora sviscerato questo problema nello specifico. Io come assessore ai servizi sociali con la giunta Bruno, i servizi sociali erano già interessati a margine di questo problema, però era una questione occasionale, segnalata di volta in volta magari anche dalla magistratura a volte, perché ma non credo che si sia mai fatto niente di specifico per questo, quindi bisogna comune che cosa può fare, cioè non è tutto mica può legiferare sulla... vabbè, però insomma magari creare si può limitare qualche, a fare qualche opportunità come favorente l'integrazione di queste persone, perché noi non viviamo, ecco, grossi problemi da questo punto di vista, però qualcosa si potrebbe fare, pensare, dipende sempre dalla disponibilità finanziaria, si potrebbero fare tante cose, certo. Le idee ci sono, però purtroppo quando vai a metterle in atto non c'è il riscontro della possibilità finanziaria per far fronte. Ok, facciamo un'altra pausa e dopo le faccio due domande qualche un po' così. Preparo. Marti Gas, dove trovi i nostri prodotti per il riscaldamento, pellet, stufe, liquido combustibile per stufe. Inoltre, i nostri articoli sono barbecue, materiale da campeggio, bici e accessori. Il tutto acquistabile con pagamenti dilazionati tramite PagoDeal. Negozi in via 20 settembre e in via Dominzoni, ad Alghero. La mozzarella di bufala, se è nobile, è meglio. Farinelli Fresco Market. Allora, dottoressa Sansini, le faccio adesso due domande. La prima, l'ha detto prima lei, è stata anche assessore con Bruno. Anche con Baldino. Anche con Baldino. Allora, dunque, ampliamo la domanda.
Che giudizio dà da questi tre sindaci? Lei è passata, ha avuto Baldino, ha avuto Bruno e adesso ha avuto Conocci, anche se per pochi mesi. Che cosa ha notato? Le chiedo un pregio e un difetto di ognuno. Se pregi ci sono e se difetti ci sono, ovviamente. Ma non mi sento di criticare, diciamo che posso. No, può anche elogiare. Vabbè, sì, allora con Mario, che è l'attuale sindaco, Mario Conocci, avevamo già vissuto un'esperienza in giunta, lui era assessore con la giunta Baldino insieme a me, però diciamo eravamo molto giovani, quindi ho un buon rapporto con lui e devo dire che si sta sempre in giudizio non di parte, perché lo voglio premettere. Credo che sia proprio all'altezza della situazione, mentre ecco le voci di popolo molte volte andavano nell'altro senso, cioè ritenevano che lui non potesse reggere questo carico, esatto, di lavoro. Sì, sì. Cioè, c'era questa. E invece io mi sono resa conto obiettivamente che lui sa. Non voglio fargli un elogio proprio. Tanto vabbè, un suo parere. No, un mio parere, certo, ma che poi quello che penso realmente. Quindi ritengo che sia una persona equilibrata, soprattutto, e in politica questo è veramente una qualità non indifferente, e questo equilibrio poi lo porta naturalmente a suo vantaggio a tenere così le redini di situazioni che inevitabilmente in politica poi possono degenerare, no? Per discordanza di idee, per mancanza di volontà di confronto a volte di parte di qualcuno, e quindi la grossa qualità di Mario è quella dell'equilibrio. Ha un difetto? No, per il momento non è ancora evidenziato i difetti, infatti con me è sempre molto corretto, ma io poi sono la consigliera anziana, credo, purtroppo, quindi magari di me hanno tutti un rispetto, forse no, anche perché magari mi stimano come persona, me lo auguro, almeno così è l'idea che mi danno quando ci confrontiamo. Il sindaco uscente Mario Bruno? Con Mario Bruno diciamo che ci sono stati un po' di scontri nell'ultima fase, nella prima fase eravamo molto, andavamo in un buon accordo, poi sono intervenuti così dei fatti dal punto di vista politico, magari tra forza politica, e quindi io inevitabilmente poi ho dovuto seguire democraticamente quello che il mio partito mi ha consigliato di fare. Ricordiamo che l'UDC, giusto? L'UDC, sì. L'UDC che è un partito che a livello regionale ancora ha una buona struttura, appunto, un partito strutturato, mentre purtroppo a livello nazionale ormai è stato un po' o fagocitato o ha subito le migrazioni dei facenti parte in altri partiti. Col sindaco Baldino forse non ci capivamo, non lo so, io sono stata cacciata dal sindaco Baldino. Cacciata? Mi ha revocato le deleghe. Era assessore dove? Con sindaco Baldino? Assessore al demanio patrimonio, demanio ecologia. E sono stata cacciata senza nessun preavviso, ricordo proprio, ma quasi con disgusto devo dire, poi se quando mi ascolterà non so, glielo posso anche ribadire a voce, perché mi è stata consegnata la revoca delle deleghe, ero in studio, da parte del messo comunale. E la giustificazione era perché non avevo dato seguito alle sue indicazioni, mi ricordo, stavo parlando un po' di anni fa, in materia di gestione del settore demanio patrimonio. Non l'ho capita, non abbiamo più avuto occasione di confrontarci, sono dovuto fare i miei bagagli e bagaglini, me ne sono andata, perché insomma io non campo della politica, ma campo del mio lavoro, fortunatamente, quindi posso anche fare quello che ritengo più opportuno, ma per salvaguardare la mia dignità e anche quella della mia famiglia. Ascolti, piuttosto che incorrere allarghiamo, dato che è così disponibile, allarghiamo il campo. Lei con Marco Tedde ha avuto qualche ruolo? Con il sindaco Marco Tedde? Sono stata consigliera comunale, però io facevo parte dell'altra parte del PD all'epoca, ero all'opposizione. E che cosa ricorda? Che pregio e che difetto gli aveva segnato, oppure magari. Marco è una persona corretta, io al di là della politica lo conosco da tanti anni, perché lui aveva militato anche nel Partito Socialista quando io ero entrata nel Partito Socialista, quindi è sempre stato un buon rapporto, il massimo del rispetto da parte sua come da parte mia, vicendevole, è stato sempre corretto nei miei confronti. Okay. Forse mi diceva le cose in faccia, magari quando è una cosa che non hanno fatto altri, comunque vabbè.
prendiamo atto che non siamo tutti uguali, quindi dobbiamo io lo capisco, perché facendo il medico c'è anche un aspetto psicologico che nelle persone esamino, non solo quello fisico, perché la correttezza impone, la dignità certo, proprio professionale impone che tu devi curare la psiche e anche il fisico. Ascolta, chiudiamo con una domanda sulla politica nazionale che faccio a tutti gli ospiti. Sì. Poi la politica, noi siamo un po' figli, no, della politica nazionale, certo, quello che accade riferimenti dalla testa, a livello regionale, magari arriva un po' più in ritardo. Comunque ci, esatto, ne dobbiamo tenere conto. Esatto. Allora, il 14 dicembre a Sassari ci sarà la prima manifestazione delle sardine. Allora, io non... Le faccio una domanda specifica. Secondo lei queste sardine di chi sono figlie? No, del malcontento? No. Sono figlie di un partito politico che non ha più credibilità e è dalla finestra e vuole entrare dalla finestra? Sono un movimento 5 Stelle 2.0? Secondo lei chi sono queste sardine? Io parlo per gli spunti che traggo dalla stampa, che poi quasi tutti, così, diciamo, gli organi di informazione, cioè naturalmente che è pilotato da una parte o dall'altra, quindi da parere di scuola. Io però ho sentito una dichiarazione, adesso non ricordo il nome di quel giovane toscano. Di Mattia, sì, quello che è ormai su tutte le televisioni. Santoni. Cognome non ricordo, ma ormai è da Che mi ha un po' da medico lasciata così perplessa, perché questo ha sostenuto che loro comunque di contenuti non ne hanno mai parlato, mi sembra, cioè di dove vogliono arrivare. Loro tra poco presenteranno a tutte le forze politiche il loro programma, cioè il loro punto di vista. Sarebbe ora, perché forse sarebbe stato meglio darselo prima il programma per avere poi un seguito razionalmente parlando, perché insomma tu fai un programma e poi chi sposa il tuo programma ti segue, però così il malcontento per il malcontento, vabbè, che diciamo che è un movimento di protesta, poi diventa una di proposta. Un movimento di protesta però deve avere anche un indirizzo ben specifico. La cosa che mi ha lasciato dubbiosa è un'affermazione di questo, durante un'intervista di questo ragazzo, che ha detto: noi adesso, proprio a chi li accusava di non avere contenuti e con buona sostanza, praticamente che loro avevano trovato la diagnosi, la cura adesso spetta agli altri. E mi ha lasciato un po' perplesso, perché da medico tu fai la diagnosi, però no, l'ha sostenuto, sì, perché sì, l'ho sentita, tant'è che mi è rimasta impressa. Perché, e quindi da questo punto di vista non credo che ci sia da razionale in questo, perché il medico comunque segue il paziente, lo visita, fa la diagnosi, ma se ne assume anche le responsabilità per la cura. Mi sa un po' di pilotato questo movimento, cioè sicuramente alle spalle c'è qualcuno che interessa. Poi sono giochi troppo alti. Alcuni analisti esperti dicono che queste sardine siano figlie del Partito Democratico. Perché beh, sì, se perché il Partito Democratico avesse chiamato in piazza, non ci sarebbe andato nessuno. Allora, no, uno di questi due hanno creato questa cosa, hanno un po' imitato Salvini. Che diciamo, contano, diciamo, creatori di questa. Credo che abbiano degli incarichi, adesso non so in che formula, alla regione toscana o comunque sì, la regione toscana. Ma poi che nulla vieta loro di fare quello che stanno facendo, ma ecco, che siano un pochino più. Non lo so, per adesso io credo che non si possa ancora esprimere un parere. Vabbè, aspettiamo perché, questo documento che adesso presenteranno alle forze politiche. Forse stanno in estremi, si sono resi conto che appunto devono riempire il vaso di contenuti. Le faccio l'ultima domanda. Domani avremo ospite Elia Svacca, perché parleremo di prescrizione. Stiamo iniziando questo approfondimento su questo tema della prescrizione. Gli avvocati della Camera Penale di Nuoro hanno fatto un bellissimo video dove spiegano i motivi per cui sono contrari a questa prescrizione, all'annullamento della prescrizione dopo il primo grado. Che praticamente, cioè, uno è ostaggio tutta la vita di un processo, sia che sia parte lesa oppure che sia parte, cioè l'altra parte, nel senso che uno vuole giustizia ma deve aspettare all'infinito affinché questa giustizia arrivi. Il suo pensiero su questa proposta che pare sia già saltata, ma comunque da gennaio dovrebbe col condizionale partire. Secondo me, guardi, anche in medicina, perché sai, sono un po' nel mio campo professionale dove potrei esprimere magari un parere più preciso. Secondo me dipende da caso a caso, perché anche quando tu leggi nei trattati di medicina e ti trovi davanti a una patologia e comunque devi seguire delle linee guida per quanto riguarda la terapia, secondo me non devi mai generalizzare, devi individualizzare. E quindi in alcuni casi forse è giusto che sia così, in altri casi no, però non mi sento di dire niente di più. Diciamo che per i reati più gravi beh, ci potrebbe certo, anche stare. Cioè,
Ma anche oggi, io un po' prima di venire qui, stavo ascoltando un servizio in TV di una maestra d'asilo, soliti maltrattamenti di bambini di 2 anni, cioè schiaffeggiati, oppure mi sembra di aver anche sentito che questa davanti ai bambini faceva entrare il suo compagno in aula e comunque gli hanno dato 6 mesi di sospensione. Mi sono chiesta, e dopo che cosa fa? La fanno rientrare? E beh, cioè, dopo la sospensione non dovrebbe, esiste, non in esiste, teoria dovrebbe cioè, rientrare. Da questo punto di vista, oppure io mi scandalizzo anche quando ci sono delle registrazioni, dipendenti, enti pubblici, comunali e quant'altro, che timbrano il cartellino per conto di altri e si stanno ponendo il problema di licenziarlo o meno, sulla possibilità di licenziarlo o meno. Non sono di destra io non voglio apparire come quella, però sinceramente, cioè, che si discuta ancora sulla possibilità di licenziarlo o meno, ma stiamo scherzando, cioè non è messibile una cosa. Sembra che il buon senso sia svanito in questo paese. Se no stai dando un'immagine alle giovani generazioni, un esempio qualcosa, terribile. Un esempio proprio scadente, cioè queste se sentiranno autorizzati per tutto il resto della loro vita ad agire in questo modo, perché poi di fatto rimangono impuniti, quindi non mi sembra un buon esempio. Ho capito, però adesso che ricordo le devo fare un'altra domanda. Perché? Tanto per me. Come facciamo agli altri? Allora, c'è questa diatriba, una domanda prettamente politica nostra, interna, ancora non si è allargata a tutta la regione Sardegna. Questo fatto di questa polemica del partito Sardo Nazione, che praticamente si è, di Alghero, che si è, diciamo così, allontanato, ha disconosciuto quello, il sindaco attuale. Sì. Secondo lei morirà lì, si scioglierà lì, oppure potrà avere un allargamento e potrà, diciamo così, mettere anche in pericolo questa maggioranza? Non credo, io il sindaco lo vedo tranquillo, ma proprio perché lui è cosciente di aver agito nella maniera più corretta, però secondo me non dipende dal giro, dipende dalla regione, come andranno a finire le cose, questa è la mia idea appassionata. Poi non le posso dire da che cosa deriva, perché magari ecco sono impressioni che io ho colto così qua e là sentendo delle discussioni in merito. Però secondo me decide la regione. Beh, il sindaco non dovrebbe correre pericoli perché da quel punto di vista è blindato, però sono cose antipatiche. No, ma io non intendevo che lui si senta in pericolo, che sia tranquillo, perché non si deve sentire in pericolo, che sia tranquillo sul suo comportamento, almeno io ho versioni un po' contrastanti, se senti una parte te la racconta così, se senti l'altra te la racconta così, però mi sono fatto un'idea mia, cioè poi sinceramente guarda, io non voglio entrare nel merito di discussioni nell'ambito di altri partiti, noi ecco, abbiamo già avuto le nostre discussioni nel nostro, però ecco, i panni sporchi si lavano in casa, certo. L'essenziale è che comunque ci si rasserenino gli animi, perché così almeno dai il massimo di te, e questo giova a tutti, alla collettività, perché un politico non si può permettere di stare dietro le beghe di partito o comunque ai rapporti di contrapposizione dai vari componenti, che non porta proprio a niente, non garantisce nulla. Ok, dottoressa, noi la ringraziamo per la sua gentile disponibilità, ha fatto una bella chiacchierata. Si ricordi che noi siamo sempre qua, quando vi portate avanti col lavoro la chiameremo sicuramente. Adesso che ho preso l'abitudine alle interviste, sicuramente se c'è qualche cosa di particolare che magari ritengo opportuno mi venga dato un più ampio... Esatto, perché l'informazione, noi da quando abbiamo iniziato, noi siamo piccolissimi, però abbiamo puntato sempre sull'approfondimento. Ah, ma certo, perché poi sentirlo dalle persone che sono... a stretto contatto col problema, che sanno comunque come si intende portare avanti le soluzioni ai problemi in prima persona, è sempre meglio che sentito dire, no? Esatto. Okay. Grazie, salutiamo gli amici, le amiche e gli amici di Iceberg e vediamo appuntamento a domani per una nuova puntata del nostro programma. Chissà che...